Buongiorno, come state? Siete pronti? È ufficialmente partito il countdown dell'ultima settimana che ci porterà dritti dritti al Natale. E allora, siccome noi ci teniamo a voi e alla vostra salute, oggi la nostra dottoressa Valentina Casadio, biologa e nutrizionista, ha pensato una Buongiorno a puntata tutti. veramente di quelle proprio da salvare e stampare delle slide da appendere in tutta casa come fossero manifesti, come fossero poster del vostro cantante attore preferito. Bene, Buongiorno. Ma perché buongiorno. così diamo solennità a questo momento che è molto importante. Esatto, oggi parliamo un po' di come gestire quindi le festività natalizie, i pranzi, le cene, che già sono cominciate sicuramente da alcuni giorni, e quindi come gestirli per non prendere troppo peso, per rimanere in salute, ecco, e pur non rinunciando al gusto e all'ottima compagnia, insomma, quindi alla Vedete? famiglia, agli amici e così via. Perché è convivialità comunque. Esatto, perché Quindi comunque i pranzi sono di convivialità e quindi è giusto non rinunciarvi, ma è giusto anche avere un'attenzione a quello che è il proprio peso corporeo e la propria salute. Quindi, come fare, visto che tutti sono così tanto preoccupati, almeno i miei pazienti hanno un po' questa preoccupazione della gestione delle festività natalizie. E quindi ho pensato di darvi qualche suggerimento per gestirli al meglio, i pranzi, le cene e così via. noi siamo molto curiosi, possiamo anche chiedere il contributo della regia? Certo, chiediamo infatti il contributo perché abbiamo un elenco, diciamo, di indicazioni, di Ed base, è insomma, che questo, dovete possiamo seguire. stamparlo Esatto. e appenderlo in cucina, in camera, in bagno, ovunque. Esatto. Può essere un vademecum utile per le Per festività. queste festività. Intanto ci piace il fatto che tu dica non c'è bisogno di rinunciare a Esatto, questi momenti, esatto, quindi non esatto. priviamoci di tutto in partenza. Infatti il primo punto è proprio di non rinunciare, non rinunciare neanche all'assaggio di quello che ci viene proposto, un po' di tutto, quindi non rinunciare a una pietanza piuttosto che un'altra. Se ne abbiamo voglia possiamo approcciarci a tutti quelli che sono i piatti che ci vengono proposti, magari ecco, moderando un po' le quantità, perché succede spesso che si arriva molto affamati, quindi magari non so, ci si butta sugli antipasti e sui primi, Un invece io classico. consiglio in modo da gustare proprio tutto il pranzo, per esempio di Natale, che di solito è composto dall'antipasto fino al dolce, al fine di gustarsi tutto, magari moderare un pochino quelle che sono le quantità e quindi assaggiare tutto molto tranquillamente, ma moderando un pochino i quantitativi. Poi ci sono tante altre strategie, per esempio una molto importante secondo me è quella di non arrivare troppo affamati ai pranzi o alle cene di Natale, della vigilia, insomma conviviali. Questo perché quando arriviamo molto affamati ci buttiamo ovviamente sull'antipasto, subito sul Senza cibo, no? ritegno, tra l'altro, quindi. Sì, a volte sì, esatto. Però diciamo che infatti molti saltano dei pasti proprio perché così, diciamo, per supplire all'esagerazione, invece Pensano di per compensare. compensare un po'. Invece io ritengo che saltare i pasti sia fondamentalmente sbagliato, nel senso che arriviamo appunto con troppa fame. Quindi non saltate la colazione nel caso del pranzo di Natale, No. piuttosto interveniamo con una cena leggera. Quello sì, non Ok. saltiamo la cena, ma magari la cena la proponiamo con una vellutata o delle verdure, un'insalatona, insomma, sempre a base di verdura per rimanere leggeri, ma non abbiamo saltato dei pasti, quindi non arriveremo al pasto successivo con un appetito esagerato. Dopo l'appetito s'accumula, ricordatelo. Esatto, Cresce a esatto, dismisura. esatto. E poi sicuramente un altro aspetto molto importante è quello magari di proporre una passeggiata. Ecco, so che anche qui in Romagna siamo tutti abituati, no, a finire giocando a carte piuttosto che la Tombole. tombola, che va benissimo assolutamente, però ecco, dopo questa attività magari fare una passeggiata soprattutto all'aria aperta perché il freddo aiuta a bruciare. Quindi uniamo un pochino di attività fisica e poi uniamo comunque la componente del freddo che ci può in qualche modo aiutare. Ah, interessante questo. Esatto. Vedi? Il freddo fa bene. Uscite, 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 uscite. uscite, assolutamente. Uscite. Infine, un'altra indicazione che può essere interessante, se frequentate una palestra e la palestra è aperta durante le vacanze, diciamo di Natale, magari siete anche in ferie,
perché no, aumentare un po' gli allenamenti, ecco, perché possono essere sicuramente utili per la gestione del periodo natalizio, quindi anche l'aumento dell'allenamento. Quindi sicuramente muovervi di più male non fa. Esatto, comunque non fa male a prescindere, però. Natale, non Natale, Pasqua, esatto. o normale quotidianità. Approfittiamo delle vacanze per muoverci però anche sì. un po' di più. Ci sta, assolutamente. Beh, direi che così... Abbiamo già dato qualche indicazione. È un vademecum importante, però abbiamo in serbo per voi tante altre cartucce. Quindi il tempo di una canzone e torniamo tra pochissimo. Beh, sicuramente abbiamo ricevuto notizie confortanti dalla nostra dottoressa perché non ci ha detto di privarci di nulla, ovviamente compatibilmente con patologie che si possono avere, qui siamo in una linea estremamente generale, sono linee guida che possiamo mettere in pratica tutti. Quindi potendo assaggiare e aumentando magari un pochettino l'attività fisica, in questa maniera non arriveremo con quel senso di vuoto psicologico perché abbiamo delle mancanze. Esatto. Così abbiamo assaggiato un po' di tutto e siamo pronti, però insomma le feste poi passano, abbiamo mangiato, alla fine un pochettino bisogna correre comunque ai ripari. Assolutamente. Quindi noi ci portiamo già avanti su quello che sarà il post. Esatto, giusto? Esatto, perché comunque... dobbiamo rientrare nel nostro piano alimentare in caso siamo seguiti da, per esempio, da un nutrizionista, da un esperto del settore, o comunque rientrare in quello che sono le nostre abitudini alimentari normali. E questo rientro può essere facilitato in caso ci sentiamo appesantiti, per esempio, appunto dai cenoni, i pranzi e così via. Può essere facilitato, per esempio, da un giorno, due giorni detossificanti. Anche qui parliamo ovviamente di condizioni fisiologiche, non patologiche, ecco, dove noi andiamo, per esempio, ad assumere un pochino meno calorie, ovviamente, e non so, un esempio di giorno detox potrebbe essere composto da un pranzo leggero a base di pesce, quindi ricco in omega 3 e verdure, una cena anche composta solo da verdura, quindi non so, minestrone piuttosto che una crema di verdure, comunque diciamo soprattutto verdure, e una colazione per esempio un po' più leggera con dello yogurt, della frutta secca che contiene comunque acidi grassi insaturi e eventualmente un po' di cioccolato fondente, quello sì, mi raccomando, fondente superiore all'85%. Ecco, lo sottolineiamo, sottolineiamo vero? Però quello assolutamente consentito, magari dei frutti rossi freschi, buoni, che comunque contengono anch'essi delle sostanze antinfiammatorie, quindi ci possono aiutare complessivamente in un giorno detossificante. E perché no, qualche tisana detossificante, ecco, durante la giornata, qualche spuntino sempre a base di frutta secca, per esempio, ecco, per aiutare un pochino il rientro poi alle nostre abitudini e poi rientrare semplicemente nel nostro piano nutrizionale o nelle nostre abitudini alimentari. Ovviamente questo è un esempio di un giorno che si può fare se non andiamo a fare delle attività fisiche, ovviamente che prevedano un consumo energetico molto elevato, ecco, quindi anche queste sono tutte cose che dovete concordare con il vostro nutrizionista, dietologo, dietista, che sicuramente saprà indicare qual è il giorno detossificante migliore per voi. Questo è un esempio che in genere si può applicare, però poi ovviamente i piani nutrizionali sono sempre personalizzati, così come i giorni detossificanti, ovviamente. E lo yogurt lo specifichiamo, qual è meglio scegliere? Lo yogurt, io consiglio sempre di scegliere lo yogurt bianco, perché diciamo quello alla frutta o comunque per esempio non so al caffè, alla vaniglia, vari gusti che ci possono essere, diciamo. Sono aromatizzati e hanno sicuramente più zuccheri, quindi più zuccheri possono avere, insomma sì, quindi lo yogurt bianco è sempre meglio con l'aggiunta di frutta fresca. Quindi per esempio, piuttosto interveniamo rossi. Noi. Esatto, io consiglio sempre provate lo yogurt bianco, poi aggiungete la frutta fresca a pezzi. E che è sicuramente più fresca di quella già contenuta dentro lo yogurt in caso lo prendiate alla frutta, e quindi sicuramente molto meglio. E se posso permettermi, magari scegliete anche dei produttori locali, visto che ci sono, ci sono tanti mercatini dei contadini e dei produttori qui nella nostra città, ma anche in tutta l'Emilia Romagna,
andate a conoscere le realtà locali perché scoprirete dei prodotti veramente d'eccellenza. Assolutamente, anche adesso poi in occasione del Natale si possono riscoprire facilmente tanti prodotti locali grazie ai vari mercatini e così via, insomma, sì, curiosate, sono molto curiosate, d'accordo. Perché anch'io sto scoprendo delle chicche veramente interessanti. Sono molto d'accordo. Assolutamente sì. Bene, quindi questa può essere una giornata tipo un po' detox. Esatto. Nel caso facessimo dell'attività fisica, dove dovremmo andare a integrare? Nelle quantità? Un po' nelle quantità, poi bisogna vedere a seconda della tipologia di attività fisica. Quindi io consiglio sempre di confrontarsi con il nutrizionista e il personal trainer se si vogliono affrontare delle giornate comunque dove si va un po' in scarico sia calorico, diciamo, che anche in questo caso per esempio di carboidrati, quindi confrontatevi sempre. Questo domanda che il nostro pubblico forse si vergogna a fare, lo farò io, mi faccio portavoce delle vostre domande. Il pandoro o il panettone, dove lo colloco nella mia dieta quotidiana? Dove lo collochiamo? Allora, anzitutto anche qui io consiglio sempre, visto che parlavamo di riscoprire un po' anche le realtà di produzione locale, provate a sperimentare panettoni e pandori magari artigianali. Fatti qui artigianali, ecco. Okay. E qui già incontrano più il mio parere positivo, diciamo, rispetto comunque al prodotto confezionato. Sì. E sicuramente si possono inserire per esempio a colazione, possono essere una buona colazione. Perché sì. Da lì abbiamo lo sprint. Esatto, e poi lo sprint per poi andare a fare una bella camminata prima dei pranzi magari. Quindi anche qui possiamo non privarcene. Sì, sì. Durante le vacanze in maniera moderata e soprattutto scegliete prodotti di qualità, nel senso che sicuramente un pandoro, un panettone artigianale, magari sperimentate gusti nuovi, sì. Vedo che ce ne sono vari anche con farina integrale, con frutti rossi, eccetera. Ah, quindi vi invito anche a sperimentare, insomma, anche qui. Siate curiosi, come in ogni campo, però la qualità fa sempre la differenza. Esatto. In quello che portate a tavola, poi a maggior ragione, perché poi siamo quello che mangiamo, quindi esatto. Cerchiamo di scegliere bene. Valentina, grazie. Grazie a tutti. Noi ti auguriamo buon Natale a questo punto. Grazie, buon Natale anche a tutti voi. Ci rivedremo nelle prossime settimane. Vi ricordiamo i contatti, se li vuoi dare tu stessa, se i nostri ascoltatori hanno piacere di contattarti, di scriverti. Sì, assolutamente. Potete contattarmi preferibilmente su WhatsApp, così vi rispondo anche in maniera abbastanza veloce. Il mio numero è 393-1711-926. Scrivetemi pure. Abbiamo anche l'email, volendo. Sì, c'è anche l'email, valentinacasadio.bionut@gmail.com. Perfetto, così avete tutte le coordinate. Grazie mille ancora. Grazie a tutti e buon Natale. E a prestissimo. Lina allo studio, ciao!